contro ogni forma di discriminazione. Il futuro dell'ospedale oftalmico. Just the Woman I Am per la ricerca contro il cancro. Nella seduta del 23 febbraio l'Assemblea regionale ha iniziato l'esame del disegno di legge contro ogni forma di discriminazione. Nella pausa dei lavori è stata ricevuta una delegazione di dipendenti dell'ipermercato Auchan di Corso Romania a Torino, cui è stata garantita la massima attenzione per l'apertura di un tavolo di crisi. In chiusura di seduta è proseguita la discussione sull'emergenza neve. In copertina! Il Consiglio regionale ha iniziato l'esame del disegno di legge contro ogni discriminazione e per la parità di trattamento. La legge fissa alcuni criteri generali e stabilisce norme per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni. Gli ambiti di intervento del provvedimento si riferiscono alla salute e alle prestazioni sanitarie, alle politiche sociali, al diritto alla casa, alla formazione professionale e all'istruzione, ai temi inerenti il lavoro, le attività sportive, ricreative e culturali, i trasporti, la comunicazione e la formazione del personale regionale. Questa legge va a colmare un vuoto normativo rispetto ai principi che sono sanciti nell'articolo 3 della Costituzione, nelle disposizioni europee e nello Statuto della Regione Piemonte, rispetto a politiche che rendano effettive l'antidiscriminazione, cioè rendano effettiva il fatto che le persone, indipendentemente dalla nazionalità, l'orientamento sessuale, l'età, la disabilità, le convinzioni personali o religiose, abbiano uguale e pari accesso ai servizi. Quando si parla di servizi si parla di sanità, di casa, di istruzione, di inserimenti lavorativi, ma anche di offerta culturale e di sport. Questa legge finalmente definisce, diciamo così, un ambito normativo e dà gambe a questi che altrimenti restano semplicemente principi ma non si traducono nella vita reale delle persone. Condividiamo il contenuto e i principi del disegno di legge 141, un disegno di legge proposto dalla Giunta. Abbiamo comunque partecipato, lavorato in commissione. Le criticità sono le risorse economiche, infatti noi abbiamo ribadito che le risorse sono poche, non sono sufficienti per mettere in atto questo atto normativo. Infatti abbiamo presentato un emendamento a mia prima firma dove chiedevamo appunto l'incremento fino a 500.000, ma è stato non accettato, poiché non ci sono risorse fino a che non viene approvata la legge di bilancio. Il trasloco delle strutture attualmente presenti all'interno dell'ospedale oftalmico presso i due hub Città della Salute e San Giovanni Bosco avverrà presumibilmente entro il 2016. Porterà vantaggi a pazienti e operatori, migliorerà il livello delle prestazioni, la qualità dell'assistenza e la sicurezza. Lo ha dichiarato l'assessore alla sanità Antonio Saitta in commissione. Le opposizioni hanno manifestato perplessità sui tempi e sui costi del trasferimento. Inoltre sono stati espressi timori sul mantenimento dell'attuale tempestività del servizio di emergenza. Il gruppo della Lega Nord è contrario al trasferimento dell'oftalmico. Da sempre la Lega Nord ha avuto una posizione molto chiara contro la chiusura o il trasferimento dell'oftalmico, in quanto per quanto ci riguarda non siamo d'accordo allo spezzatino, perché dividere i servizi ospedalieri su Città della Salute e su San Giovanni Bosco, per quanto ci riguarda, vuol dire di fatto chiudere la vecchia struttura. Siamo contrari, ci opporremo e faremo delle interrogazioni in Consiglio regionale per cercare di capire se i tempi verranno mantenuti e soprattutto se si potrà evitare la chiusura del centro dell'oftalmico. Diciamo che in relazione alla comunicazione dell'assessore, in seguito alle direttive che arrivavano da Roma e alla delibera 1600, non c'erano molte alternative. Quello che rassicura è che l'assessore ha chiarito che si tratterà di garantire il medesimo livello di servizio e di qualità della prestazione nelle nuove sedi a cui si decide di destinare i medesimi servizi e che quindi ancora una volta l'interesse del cittadino e della sua salute saranno prioritari nella scelta. Domenica 6 marzo in piazza San Carlo a Torino torna Just the Woman I Am, evento organizzato dal Sistema Universitario Torinese con il CUS Torino a sostegno della ricerca sul cancro. Corsa o camminata, l'importante è scegliere di non mancare. L'obiettivo è comunicare i valori formativi dello sport e sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni sui temi dell'eliminazione della violenza di genere e della prevenzione dei tumori. Il Consiglio regionale parteciperà con un proprio gruppo.